Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare e va ora in onda, qui su Science Web Network, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera, verso le ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano dell'asse Roma-Berlino, set CET Central European Time, a cura di e con Gianluca, Luca ed il grande e mitico Saius in provvisoriamente i due compari più uno MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E poi scopriremo anche stasera se ci sarà qualche ospite in trasmissione. Ci trovate sempre nel nostro blog in www.sciusewebnetwork.net, in cui potrete scriverci anche in diretta web radiofonica con la nostra chat a disposizione. Mi raccomando, cominciate a venire numerosi e a scriverci, vi aspettiamo. E poi anche nel nostro sito in www.sciusewebnetwork.it ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Science Web Radio, quindi Science staccato Web Radio. E poi seguiteci sempre con Twitter e lì ci troverete con il nome chiocciola Science, tutto attaccato minuscolo. Infine su YouTube troverete le varie cose caricate dal nostro grande Saius e lì ci troverete con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. Inoltre le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui potrete scriverci sono info@saius.com per scrivere a Saius Web Radio e a Saius in generale, anche per venire ospiti in trasmissione o per avere gli spazi che il grande e mitico Saius dà a disposizione davvero a tutti, non solo qui in trasmissione o in altre rubriche, ma anche nel blog e nel sito. E anche la possibilità di ascoltare Saius Web Network e vederlo anche presso i vostri locali. Contattateci, vi aspettiamo numerosi anche lì. E poi Gianluca@saius.com per chi volesse appunto scrivermi per quanto riguarda The Rock Band History, la rubrica che parla della storia delle rock band. E poi riccio.incazzato@saius.com per scrivere al nostro Riccio che cura l'editoriale da leggere sul blog. Ed infine Luca@saius.com per scrivere al nostro opinionista culturale, ricercatore, blogger di Saius Web Network, perché Saius è web radio e web tv. Ho visto un calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi carissimi amici web radio ascoltatori su Saius Web Radio. Chi vi parla è il vostro caro Gianluca, che vi dà appunto il benvenuto dopo alcune settimane di mia assenza. E anche questa sera ero in ballo, non volevo venire, volevo appunto abdicare e invece come al solito, eccolo là, ha parlato il Saius. Cari amici web radio ascoltatori, un ben ritrovati sulle web radio frequenze di Saius Web Radio con la nostra consueta trasmissione in diretta web radiofonica dei lunedì sera. Provvisoriamente i due compari più uno ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali ormai non ci sono più. Bene, cari amici, sono le 22:06 minuti dopo la lunga sigla iniziale e dovete riabituarvi ad avere il vostro prolisso e logorroico con i suoi fiumi di parole indescrivibili Gianluca qui al microfono appunto di Saius Web Radio. Vi ricordo che siamo in www.saiuswebradio.net, che è sempre il nostro blog dove peraltro
momento potrete scriverci in diretta web. In questo momento cominciate ad entrare nel blog www.saiuswebradio.net. appena sarete nel blog che era una bella trasmissione, tra l'altro, che era eccezionale, quando sarete nel nostro blog potrete appunto trovare questa chat sul lato destro del blog e inserire un vostro nome, un nome a piacere, ovviamente quello che volete, e scriverci in diretta. Cosa più semplice, pochi click, poche cose da digit. E poi vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook, in Facebook con il nome Saiuz Web Radio, anche lì potrete scriverci in diretta web, e con Twitter @Saiuz, le nostre email, come avrete sentito anche nella sigla iniziale, cominciate a scriverci a info@saiuz.com per tutte le cose che vorrete richiederci e anche per venire ospiti in trasmissione qui da noi. Ebbene, io passerei la parola ad il mitico Luca, che naturalmente a cui faccio i complimenti per la conduzione dell'altra volta, perché in mia assenza hanno fatto comunque questa bella trasmissione insieme. Ciao Luca, buonasera a te. Buonasera Gianluca, buonasera Saiuz, ma soprattutto un calorosissimo buonasera ai nostri ascoltatori, che sono sicuro saranno anche quest'oggi numerosissimi. Caro Gianluca, ci sei mancato, mi assaiuz, infatti non sapevamo mica che pesci pigliare, come fare per gestire non uno ma bensì due ospiti, o meglio una doppia intervista, perché avevamo, non so, avrei sicuramente seguito la puntata, no. E due settimane fa, no, non l'hai seguita. No, perché ero a letto ammalato e non mi sono neanche connesso. Beh, allora colgo l'occasione infatti per dire che è tranquillamente rivedibile. su YouTube, bello queste parole con nuovi termini, rivedibili su YouTube e oltre ovviamente sul sito di saiuzwebradio.net. E due settimane fa questa bellissima intervista con la band The Shapes di Palermo, che ci hanno deliziato con alcuni singoli tratti al loro album che dovrebbe uscire a giorni, e in particolar modo Cure, ottimo brano, veramente eccezionale. Inoltre abbiamo avuto modo di avere come ospite questa cantoterapeuta Anna Maria Farneti, che ci ha letteralmente rasserenato, è proprio il caso di dirlo, con la sua suave voce, perché infatti lei come mestiere fa proprio questo, aiutare le persone con la sua musica, con la sua voce. E quindi, come pensai Gianluca, dopo una doppia intervista di due settimane fa, ovviamente ci siamo presi una settimana di pausa per riprenderci. No, non lo sapevo. Perché no. Difatti non è stato semplice da gestire, perché poi ovviamente Gianluca ha letteralmente messo alla porta la prima band ospite, nonostante ne avesse ancora da dire, secondo me, ma ci ha fatto veramente piacere ascoltarli, sentire i loro pareri di una ennesima band emergente che abbiamo intervistato su questo palinsesto. E sicuramente ci faranno sapere come sta andando la vendita del loro primo album. E quindi anche loro, se ci stanno ascoltando, sono già a conoscenza del fatto che li rinviteremo per forza. E ovviamente tu, Gianluca, come dicevamo, sei sparito, ci hai lasciato assolutamente nelle mani di Saiuz e basta, anzi mi hai lasciato nelle mani di Saiuz, che ha messo in difficoltà gli ospiti in più di una ripresa, in più di una situazione. Ma che dobbiamo fare? D'altronde, sì, tra lui, Natalia, il cane e che non so che altro, quindi io ecco. A me dispiace anche. E tu, Saiuz, quindi hai fatto un po' mente locale di come ti sei comportato con i nostri ospiti, immagino, dopo intanto questa settimana sabbatica. Ciao a tutti, Saiuz. Ragazzi! Volete un ciao più profondo? Ed è ciao! No, perché mi sembra e si spense la trasmissione. Non ricominciamo stasera, eh? Non incominciamo! Bene, io comunque okay. Ringrazio. Io ho visto Gianluca sul video, lì nel video, con quella copertina, quel plaid, quel multiplaid addosso. Mi ha fatto un freddo, mi ha fatto. Purtroppo, per fortuna, non tutti hanno avuto modo di vederlo, forse per fortuna, vista la situazione. Anzi, caro Luca, io ne approfitterei per ricordare che questa sera siamo solo in diretta web radiofonica, a differenza di altre volte, quando facciamo lunedì sì o no, a seconda poi anche delle disponibilità e degli ospiti, in cui siamo anche in diretta web TV, o meglio, tendo a precisare questa cosa, siamo solamente con la trasmissione web radiofonica, che naturalmente va anche in diretta
sulla Saiuz Web TV, ascoltabile semplicemente ma non guardabile o vedibile, perché naturalmente non siamo presso lo studio Avdance. E salutiamo Paolo, che sicuramente è al nostro ascolto, che ho sentito poco fa, e lo saluto e risaluto ancora. E appunto, dicevo, siamo naturalmente ascoltabili sempre, come al solito, quando c'è la diretta web radio è sempre ascoltabile sulla Web TV. Naturalmente quando c'è anche la diretta Web TV è vedibile, visionabile, guardabile. Visionabile un po' pare da cosa da ispettore, appunto è guardabile nella Web TV e ascoltabile sempre nella nostra Science Web Radio. Quindi stasera siamo solo in diretta web radio, si può ascoltare sulla Science Web TV in www.sciencewebradio.net. e ringraziamo e salutiamo non solo tutti coloro che sono al nostro ascolto, ma anche tutti coloro che ci stanno ripetendo nel senso buono la trasmissione, tra cui appunto un saluto anche a Massimo Bonella con Pianeta Oggi TV Online, con il suo blog www.pianetaoggitv.net, che sta sicuramente trasmettendo anche la nostra trasmissione, e tutte le altre piattaforme sul web che trasmettono questa trasmissione. Salutiamo il nostro migliaio di web radio ascoltatori, è vero Luca? Guarda, sono lì pronti, guarda, io già li vedo che sono tutto un fremito, vogliono scrivere, vogliono comunicare con noi. Noi con loro. E allora io invito tutti coloro che ci conoscono, e anche nella fattispecie mi conoscono personalmente, che sono al nostro ascolto, di scriverci, perché la cosa non può che fare un enorme piacere e dare animo anche a questa trasmissione, in cui peraltro non avremo, diciamo, dei grandi ospiti, vero Luca? Guarda, degli ospiti della Madonna quest'oggi, sì, abbiamo Saiuz, che oltre ad essere il padrone di casa è anche ospite, e tutti i cristiano cattolici se ne sono abbandonati e abbiamo perso la fetta di pubblico cristiano cattolico. È incredibile, come in una parola puoi vanificare tutto. Hai visto? Come in una parola tu perdi un migliaio di ascoltatori così, Luca, come ti permetti? Soprattutto perché era l'unico migliaio, cioè, è l'unico migliaio, esatto, che pregavano infatti i santi e le madonne che noi smettessimo di parlare. E invece così non fu. No, ringraziamo ancora una volta tutti quanti. Naturalmente io continuo a parlare a vanvera e invito appunto tutti coloro che ci stanno ascoltando a scrivere agli amici e coloro che mi conoscono personalmente, anche sulla chat, come dicevamo, in www.sciencewebradio.net, e questa sera ci potete solo ascoltare. Diamo un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci ascoltano per la prima volta. Ricordiamo che questa è una trasmissione in diretta web che va in onda solitamente il lunedì sera via web radio, radio, web TV, e ricordiamo anche che solitamente abbiamo degli ospiti. Questa sera parliamo di noi, ogni tanto facciamo un po' il punto della situazione, naturalmente ricordiamo alcuni eventi. Tra l'altro ricorderemo anche questo evento di questo venerdì prossimo, il 30 novembre, che riguarderà anche me, e naturalmente in prima persona sono coinvolto in questo spettacolo che si farà, nonché grazie naturalmente tutto al supporto e alla, diciamo così, collaborazione con Dominica Zamara, questo splendido soprano che abbiamo avuto come ospite e ricordiamo sempre con affetto, vero caro Saiuz? Certamente, e poi sono curioso di vedere cosa combinerai questo venerdì. Ma tanto tu non verrai a vedere lo spettacolo perché non potrai. Perché non mi fai entrare? È interdetto, no, interdetto, esatto, all'ingresso. Proprio l'ingresso, l'ingresso è vietato ai Saiuz. Tutti i Saiuz di questo mondo? Anzi, sai, anzi Luca, faranno una croce nera con scritto SIAE. Sente lui che si autoesclude in questo, esatto, modo. Sì, no, io non mi autoescludo, esprimo un profondo pensiero, il mio pensiero va a Gianluca per venerdì, cosa mi combini Gianluca? Cosa faremo venerdì? Cosa farete venerdì? Non lo sa, cioè questo che... Ed è meglio non saperlo, cioè che... No, come non lo sai? Siamo naturalmente qui, come appunto accennato anche nella pagina Facebook di Science Web Radio. Faccio bocca. Anzi, non so se l'abbiamo condivisa, naturalmente ci sarà questo spettacolo di cui peraltro c'è l'intervista fatta con Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, con appunto la Dominica Zamara e il dottor Vincenzo Faggiano, che è colui che ha scritto questa opera fra virgolette moderna, nel senso che è un'opera vista un po' come le opere classiche, però naturalmente scritta
oggi, ai giorni nostri, con la musicata dal maestro Marco Fadalto, e dove ci saranno appunto dei cantanti lirici, perché è appunto un'opera in vista in questo senso, ma anche degli attori, o comunque tre attori in particolare, tre, quattro attori, e tra cui ci sono anch'io, che faccio una delle parti appunto principali dell'opera. E con quindi parti cantate, come appunto l'opera vuole, e parti... Non hai capito che cominci a cantare tu? No, parti cantate, e stavo finendo di dire parti come l'opera vuole, di prassi e di norma, e parti recitate, naturalmente io faccio le parti recitate. Ah, ecco, ma se si spiega, sai... È così. Venerdì a che ora e dove? Non vi dirò di più, però vi dirò che è appunto venerdì a Padova, quindi nella splendida Padova, in Prato della Valle, praticamente alle ore 18.30, appunto venerdì 30 novembre alle ore 18.30, presso il Circolo Ufficiali di Padova. Naturalmente lì in Prato della Valle, al numero 82, c'è questo circolo, questo palazzo, dove all'interno c'è questa sala e si svolgerà questa, diciamo che è una sorta scusate, di anteprima, nel senso che comunque si vedrà più o meno quello che poi si andrà a vedere quando l'opera verrà rappresentata nella sua interezza e completezza l'anno prossimo, si presume, in varie situazioni, teatri e spazi naturalmente adibiti anche a questi grossi eventi. E dicevo, si intitola La Serva di Padova, con appunto Dominica Zamara, questo soprano, Wanda Dalla Riva, un altro soprano, Claudia Della Giustina, un mezzo soprano, Michele Manfred, tenore, e Gianluca Mancuso, che sottoscritto attore. Il libretto è di Vincenzo Faggiano, del dottor Vincenzo Faggiano, e la regista è la Stefania Ottaviani, che cura appunto la parte dedicata alla regia presso appunto questo Circolo Ufficiali di Padova. Venerdì 30 novembre sarà una sorta di anteprima, cioè non sarà comunque lo spettacolo completo, sarà una messa in scena del primo atto, ovviamente come musicato e tutto, del secondo e terzo atto, comunque poi diciamo così sintetizzati, per non fare appunto 2-3 ore di spettacolo, perché questa è una sorta di prova aperta al pubblico, più che prova aperta è proprio una anteprima, per vedere anche se può piacere, se la cosa può andare avanti, e se appunto anche per venderla, ovviamente, per avere come una sorta di trailer per i film. E in base alla tua esperienza, come sono le sensazioni, cosa pensi che stia andando dalle prove? La serva dov'era? Perché io questa non l'avevo pattuita. No, non pattuiamo mai le domande. Ma è una cosa che si sta costruendo, insomma, ancora in fase, diciamo così, di montaggio, ecco. Quindi per il momento sta andando un po' così, alla buona, naturalmente con le forti e grosse professionalità che ci sono. Naturalmente in primo luogo Dominica, che è eccezionale, strepitosa, ed è un piacere lavorare con lei, anche se purtroppo, come ci diciamo con Dominica, non abbiamo ovviamente delle scene in comune, perché lei canta e io recito, quindi dovendo fare diciamo così il suo uomo, però nella parte del, perché poi è un'opera un po' contorta e complicata, perché ha degli alter ego, ha degli sdoppiamenti di personalità, o meglio di personaggi, perché alcuni sono appunto cantati, alcuni recitati, sono magari lo stesso personaggio. Io ho recitato e il tenore naturalmente è cantato. Per cui, il pubblico riesce a capire questa cosa, oppure perché... Non lo so, io non dovrei neanche parlare, perché dovrebbero essere qui con noi questa sera la regista e il dottor Faggiano, che purtroppo non sono potuti intervenire, anzi mi auguro che se sono al nostro ascolto possano intervenire, ma presumo di no, perché sicuramente staranno facendo prove con attori, o comunque con comparse, o qualcuno del coro, non lo so. Questa sera io non sono chiamato a prove, o perlomeno, anche se fossi stato chiamato a prove, in ogni caso stasera c'era questa trasmissione da fare, sebbene fino all'ultimo non si sa mai se ci sono. E dicevo, è un peccato non poter, come ci dicevamo con Dominica, avere delle scene in comune, naturalmente, magari perché io non potrò mai cantare al suo pari, però lei magari potrebbe in qualche modo recitare, perché sappiamo che a volte i cantanti
hanno delle parti recitate, sebbene ovviamente si sente che sono delle parti veramente recitate da cantanti. È ovvio che la voce è più impostata, le cose sono anche fatte in maniera diversa, però sarebbe una cosa stupenda poter fare qualcosa con lei, perché lei ha questa sempre energia positiva, e lo stesso so che dice lei di me, e la ringrazio per l'apprezzamento come l'altra sera ha avuto nei miei confronti per la bravura e la professionalità. Però non è bello che io lo dica, perché sembra che mi autoproclami ed esalti. Anzi, per chi mi conosce, che mi tiro sempre tanta schifezza addosso, vuol dire che se lo sto dicendo è veramente così. E quindi grazie a queste professionalità, dicevo, sicuramente si sopperirà in qualche modo a qualche altra carenza dovuta, naturalmente, ormai lo sappiamo, i tempi e i budget sono sempre molto ristretti, e quindi ormai non si va più in scena con tante prove, non si ha più il tempo, anche oltre che il budget, di fare tante prove, quindi si punta purtroppo, a discapito di varie cose, molto sulla bravura e professionalità degli artisti che vi partecipano. Quindi anche l'abilità di impararsi a memoria le cose, di capire già cosa fare in scena senza tanti preamboli, di far subito quello che si deve fare, è importante. Oggi come oggi più che mai, questo lo dico anche ai corsi di teatro che tengo, perché purtroppo a parte che non c'è il tempo di imparare e di fare le cose, a parte che chi le sa non te le spiega e non te le insegna, e sono pochi quelli che le sanno veramente, tanti non sanno neanche e comunque fanno ugualmente. Però devo dire che mi rendo conto sempre più che non è più ai bei tempi del teatro, in cui, faccio un esempio come dico sempre, i 40 canonici giorni di messa in scena che si usava fare, 8 ore al giorno di prove se non 12, senza mai pause, non ci sono più, e quindi oggi come oggi si va in scena anche con molte meno prove. Certo, c'è più sicuramente bravura e professionalità di un tempo, forse da questo punto di vista, però d'altro canto va sempre a discapito un po' della preparazione, della qualità di tante cose, e a volte bisogna sopperire appunto con la vera bravura. Quindi per certi aspetti bisogna essere più bravi adesso di un tempo, anche se un tempo erano più bravi naturalmente gli attori. Sì, naturalmente abbiamo il gobbo elettronico. Sì, è scusa se ti interrompo, ma siete fetenti, però. Perché a proposito cose di professionalità, no? Scusa. Adesso io quello che dirò, loro domani sera mi diranno: ma che cavolo hai detto, Mangù? No, perché la professionalità di Science. Perché come al solito dopo aver fatto tutto una premessa, un discorso ragionato, eccetera, arriva lui, e abbiamo perso altro migliaio di ascoltatori che non avevo. Esagerato, dai. E quindi, caro Luca, che io ti abbraccio affettuosamente, cerebralmente, tu lo sai, per la stima e l'affetto che ho nei tuoi confronti, e la gioia e il piacere di far con te queste cose. Naturalmente, oltre ad aver perso un altro migliaio di ascoltatori, siamo a meno 1000, no? Sì. Siamo a debito, dobbiamo recuperare. Saiuz, fai qualcosa. Hai il mio flusso magnetico? Volete che mani il mio flusso magnetico? No, grazie. Però no, allora se... allora mandiamo un brano, dai. Un brano. L'unica cosa che puoi mandare è un brano, però vorrei chiederti se, però non te l'ho detto in fuori onda, mi è venuto in mente adesso, se magari potessimo mandare nell'arco della serata anche uno dei brani della band The Shapes, perché esempio The Cure, che avevamo mandato appunto 2 settimane fa e che è piaciuta molto al pubblico della chat, quindi al popolo della chat che ci ha scritto e si è complimentata molto con questa band di Palermo. Quindi sai, se potessimo nell'arco della serata far ascoltare anche Gianluca, non mi dispiacerebbe. Sì, perché a me sono piaciuti e a me dispiace molto, ribadisco quello che diceva Saiuz anche in via personale, privata, come ci siamo sentiti successivamente, di non essere potuto intervenire o comunque fare la trasmissione di quel lunedì, perché c'erano veramente degli ospiti graditissimi, eccezionali. Per me questo gruppo, gli Shapes di Palermo, cavolo, cioè Don Manguso che non parla in siciliano con chi sta, cari amici, un bar di Palermo, è una cosa, non si può fare, caro, e sapete come andava a finire se c'ero io, naturalmente. E poi anche
mi spiace per un discorso legato anche al fatto dell'altra artista che naturalmente era anche più forse consono a un mio interesse personale per quanto riguarda l'uso della voce. Va bene, sto zitto perché ho parlato come al solito tanto. Sono le 22:26, aspettiamo che qualcuno si faccia vivo in chat o tramite quindi il nostro blog www.sciencewebradio.net, che ci chieda qualsiasi cosa, che abbia richieste o voglia intervenire, o che ci faccia semplicemente sapere che c'è. E dopodiché anche tramite la mail info@science.com, che il caro Science controlla, spero, assiduamente. Noi invece controlleremo anche la pagina Facebook di Science Web Radio, in cui potrete sempre scriverci anche in diretta. Ma quindi Saius, ci farai ascoltare questo brano degli Shapes, giusto? No. Ti ho mandato il titolo del brano. Non c'è bisogno che lo dici. Allora ascoltiamo Show Me What You Got degli Hey, giusto? O dei 40 Hearts. Però ricordati che ho mandato il titolo, eh? Casomai qualcuno non l'avesse visto. Infatti, giusto. Disgraziatoli! Partito! E anch'io me le cerco, Luca, perché le mando così, eh? Molto bene, cari amici, siamo di nuovo in onda
aspettate che tolgo l'eco qui dalla cuffia, e avete appena ascoltato un bellissimo brano degli EA. Poi c'è scritto un 14 inch, poi dopo Luca ci spiegherà che cos'è. Luca, ci sei? Batti un colpo. Io ci sono sempre, e vorrei prima che tu mi dicessi chi era questa band, nel senso che... Ti ho mandato il titolo. No, lo so chi era, non, nel senso come hai fatto a conoscerli, come hai fatto a metterti in contatto con loro, da questa per la domanda. Ho fatto delle ricerche in internet. Tanto che tu sei sempre veramente molto attrezzato, complimenti. Ti è piaciuto questo brano, Luca? Molto, molto, infatti mi sarei allacciato subito, nel senso che è un brano molto dinamico, come dire, musicalmente si ascoltava molto bene, un po' ripetitivo forse, questo vabbè, il brano in sé era strutturato in questo modo, però secondo me è valido, molto valido, dovremmo rimettere più spesso, sì, è tanto bello che lo metterò nel palinsesto giornaliero, cioè, hai capito? Così, questo l'ho scoperto per caso, sinceramente, facevo delle ricerche su pop, cose del genere, e mi è uscita sta voce di questo gruppo, ho detto fammi andare a vedere, ho spulciato un attimino in internet, no? Ovviamente hai controllato se avesse qualche limitazione. Non ha limitazioni perché sono sotto licenza Creative Commons. Ecco, quindi cogliamo l'occasione, Staiuzzi, per dire per tutti quelli che ci ascoltano, cioè quelli che ci sono rimasti dopo i nostri ultimi interventi, che per chi volesse di mettersi alla prova, vedere un pochino come la rete risponde, che feedback dalla rete ai loro pezzi, ai loro brani, noi siamo disponibili, giusto Sainz, per tutti certo. Quelli che appunto... Anche Gianluca è d'accordo, Non ho capito, scusami. Anche Gianluca è d'accordo. Addirittura Gianluca è d'accordo, è incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Perché generalmente invece lui si esclude, no, è vero questa cosa, no, e quindi siamo ben lieti di mettere in onda brani che appunto ovviamente come limitazione non devono avere essere iscritti insomma alla SIAE per ovvi motivi legali, però per quello che riguarda i brani abbiamo avuto modo di mettere veramente in radio, in rete, artisti di ogni genere, dai Madama Stomf ai Shapes e quant'altro, che di fatti ci hanno, con i quali siamo in contatto e che sicuramente rincontreremo. Mi è venuto in mente poco fa che per dire gli Shapes, come dicevo poc'anzi, alla pubblicazione del loro album sicuramente ci faranno sapere come sta andando e quindi avremo modo di seguire il loro percorso musicale, e stessa cosa per i Time for Jane, che io non ho ancora avuto modo di intervistare perché quella sera appunto non, per questioni tecniche eravamo impegnati, però che hanno pubblicato questo album che ho avuto modo di riascoltare, veramente molto molto valido, anche se difatti quando li abbiamo ascoltati noi non erano sotto licenza SIAE, giusto Saiz? Giusto, è giusto Gian? Io non so di cosa... passaggio di giusto è sempre molto bello. Perché Gianluca è un po' fuso stasera, vedi? Sì. Sotto quella copertina cosa sta combinando, sai? Chi lo sa? Che devo dire che io non commento perché... vabbè. Va bene, cari amici, di cosa si stava parlando? Che mi sono perso perché poi... Ma non parlavamo un po' di tutto e di niente, un po' degli ultimi artisti che abbiamo ospitato. Sai di cosa potremmo parlare invece? Potremmo parlare, e ci stavo pensando l'altra sera, di un spettacolo a cui ho assistito una decina di giorni fa circa. Se non sbaglio era un sabato, se non l'altro ieri, sì, la settimana prima. E anzi abbiamo assistito, non io ma proprio noi italiani, a questa grandissima lezione di sport, e non so se hai avuto modo di vedere sulla 7, facciamo anche un po' di pubblicità occulta, e c'era, andava in onda quindi in chiaro, non era su canale a pagamento, era assolutamente libera, quindi visualizzabile, vedibile a tutti, no, questa bellissima partita Italia-Nuova Zelanda di rugby. Non so se avete avuto modo di vederla, io sì, dall'inizio alla fine. Era la prima volta che vedevo una partita di rugby dall'inizio alla fine, perché generalmente è uno sport che non mi ha mai appassionato. Vi posso assicurare che è uno spettacolo. No, troppa fatica, è una fatica a guardarlo. È una fatica, guarda, che fatica, tante batoste,
veramente tante batoste, mi facevo male per loro solo a guardarli, però soprattutto tanto rispetto, perché tu Gianluca converrai con me rispetto a sport più acclamati, magari il calcio, veramente non c'è storia, cioè lì in campo veramente era una battaglia, fuori dal campo tutti amici e cosa più importante sì, come... scusami? Come sempre nel rugby, perché ci ricordiamo di queste cose solo quando poi ce lo propinano, esatto, in TV, però è sempre stato per il rugby, in effetti, che dà lezioni a tutti gli altri sport soprapagati. Prego, Luca. No, no, ci mancherebbe. E cosa che stavo dicendo, tanto rispetto non solo dentro e fuori del campo, ma anche durante la partita, una squadra che nel rugby sono 80 minuti di gioco, per un'ora se la sono giocata veramente a viso aperto. Gli ultimi 20 minuti però ovviamente la supremazia neozelandese ha avuto la meglio, nonostante tutto ci hanno dato una paga da paura e continuavano a correre anche l'ultimo minuto di gioco, cosa che magari nel calcio non si vede, cioè nel calcio quando tu stai vincendo una partita 4-0 per esempio, cioè tu comunque lasci andare, non ricorri più di certi palloni. Nel rugby ci hanno battuto 38-10 se non sbaglio, una cosa del genere, quindi ci hanno dato veramente la paga. Eppure però fino all'ultimo minuto continuavano gli avversari, anche noi va bene, ma soprattutto gli avversari che hanno in vantaggio, a correre e a combattere come se fossero alla pari. Quindi anche da questo punto di vista sembra un grande grande rispetto. E cosa più importante, ho visto che per la prima volta in vita mia, negli ultimi anni, lo Stadio Olimpico di Roma, anche se era in TV ovviamente, lo Stadio Olimpico di Roma assolutamente pieno, in qualsiasi fila, colonna, numero di posto e quant'altro. E ancora, cosa ancora più importante, c'erano veramente tante tante famiglie che allo stadio io comunque non avevo mai viste negli ultimi 15 anni, quindi è veramente uno spettacolo per gli occhi e anche per lo spirito, perché veramente ti dà voglia di fare, voglia ti fa capire come lo sport possa unire veramente tante tante persone e tanti popoli, più del calcio rugby secondo me. E quindi no, ci tenevo a dire questa cosa perché di fatti semmai se ne è parlato troppo troppo poco. E secondo me è veramente un evento unico vedere Italia-Nuova Zelanda, al di là del balletto dell'Aka, che ormai è diventato un balletto, neanche più una danza da guerra. Quello è spettacolare, quello. È spettacolare, sicuramente è stato forse troppo strumentalizzato a un certo punto. Infatti, loro i giocatori non l'hanno neanche svolta tutta, perché l'Aka si va su internet, su YouTube, c'è modo di apprezzarla in varie sfumature. In questo caso credo sia durata neanche un minuto, è durata veramente pochissimo, proprio perché non volevano accentuare troppo quella che di fatto è un ballo di guerra, non è è una danza della guerra, non è un balletto, insomma. Tra l'altro. Quindi, dimmi, infatti. E quindi no, niente, era solo più che altro questo che ci tenevo a dire, al di là adesso sì di quello di cui andremo a parlare. Aspetta che prendo la scaletta che Sayus mi ha fornito. E vediamo un pochino qual è il prossimo. Devi cambiare la lampadina? Come? Devi cambiare la lampadina? Ah, scusa. La scaletta, sei una battuta. Questa sera arrivo, no, anch'io arrivo un po' lungo, effettivamente, però anche questa era molto. No, volevo chiederti una cosa, la scusa era semplicemente per interrompere un attimo la cosa. Ti ricordi il titolo del brano? È effettivo, vero? No. Io ti giuro, non so capito, da scaletta io non ti ascolto più. Io dopo che detto scaletta credo che non ti ascolterò più. Beh. E poi cosa più importante, hai anche detto un'altra frase che mi piace tantissimo. Aspetta, sta zitto, devo dire una cosa di questo tipo. Che sento piacevole da sentirsi dire. No, ora scherzi a parte. Non so cosa mi stai dicendo, Sayus, comunque. No, niente, volevo sentire una cosa da Gianluca. Gian. Se sì. Ci sei, batti un colpo. Pum! Pum, da. Si sente sul microfono. Volevo sentire una cosa per questa di spettacolo di venerdì. Oh, ma ce l'ha a morte, mi vuole fare proprio licenziare. Sì, 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 non lo so, sì. Sto cercando di scoprire qualcosa in più. Insomma. Mi vuoi proprio fare. Non è gossip questo, dai. Non avevamo capito che cerchi di sapere qualche informazione in più sullo spettacolo, perché difatti non. Sì, che non dovrei essere io, tra l'altro, a darla in questa sede, e non dovrei essere, tra l'altro, io a essere qui a parlarne, ma speravo venissero appunto, come dicevo anche a loro.
che li ho invitati, appunto, perché la trasmissione, tra l'altro, questa serata era anche prenotata per loro, e speravo che appunto fossero loro, in primo luogo la regista e poi lo scrittore. Tra l'altro Dominica è carinissima anche in questo, perché mi ha detto che se ce l'avrebbe fatta dal ritorno dove era impegnata si sarebbe collegata, tra l'altro anche scritto, quindi per cui ti dico, mi metti anche in una condizione di disagio, perché non solo insomma, diamo e do la possibilità, no, sì, con infatti, cosa, infatti. Sì. Sì, hai, no, capito, cioè, sei... siamo capiti, sì. No, infatti, perché te ci comunichiamo telepaticamente, solo che Saiuz no rimane distrutto, e quindi dobbiamo dirlo, pensarlo, scriverlo, ribadirlo, e poi forse capisce. No, sicuramente la tua difficoltà in questo momento è che non essendo tu il promotore di questo spettacolo, è normale che sarebbe giusto e opportuno che chi lo pubblicizzasse, passami questo termine, che non è proprio bello, e fosse appunto esattamente i fautori dello spettacolo stesso. Io teoricamente sarei un attore che recita, ho anche una delle parti da protagonista, però con questo non vuol dire nulla. Nel senso che, insomma, mi sentite, vero? Sì, perché sì, mi sì, ti sentiamo. È solo Luca che se ne andò mentre stava parlando, ci abbandonò. Sì, per cui ripeto, però è chiaro che ognuno apporta del suo, quindi non è che fa il semplice attore, ma è ovvio che apporto anche della mia esperienza e altro, e di quello che può essere quello che la persona nella sua completezza di interezza anche al di fuori dello spettacolo. Quindi la fattispecie che io appunto faccio anche queste cose, tra cui questa trasmissione, non entrando in conflitti di interessi, perché comunque non c'è bisogno che mi giustifichi o ribadisca che lo spazio che sto dedicando a questa cosa che mi riguarda in prima persona, per carità, lo abbiamo dedicato e lo dedicheremo a chiunque volesse approfittarne, e volesse non approfittarne è sempre brutto, ma volesse appunto avere spazio qui su Science Web Network, per cui nulla di nuovo e nulla di che, insomma, in merito a questo. Però ripeto, l'unica cosa è che magari sarebbe stato più carino e opportuno, devo essere onesto, se i diretti interessati appunto fossero venuti come da invito fatto, o che comunque si fossero un tantino più dimostrati anche partecipi. Però magari, ripeto, chi con i propri impegni, chi per una cosa, chi per un'altra, non sono potuti intervenire o venire o fare magari qualcos'altro di diverso, per cui mi dispiace un po' e ci sono rimasto un po' così, insomma, pazienza. Vabbè, però, insomma, non per questo, sì, perché sai, per quanto no, poco loro volevano partecipare, poi quando hanno sentito che la radio, il network era Sai, cioè, beh, radio, sicuramente hanno trovato qualche impegno che non avevano, pur di non essere presenti sul palinsesto di Saiuz, perché ormai ha una pessima nomea, non scherziamo ovviamente, e sicuramente ci sarà modo e occasione di avere l'onore e l'onere di avere ospiti, questo come dici tu, regista, scrittore e quant'altro. Sì, se avranno piacere, è anche nel loro interesse, va da sé che a noi, come diciamo sempre, in buona fede, senza voler far critica né polemica, non cambia nulla, nel senso che non siamo noi che rincorriamo gli altri e gli ospiti per averli per forza da noi, anche se ci fa piacere ovviamente se vengono, specie perché diamo a disposizione liberamente i nostri spazi in tutto e per tutto, e quindi insomma dovrebbe essere anche nell'interesse delle persone che vengono a sfruttare questa occasione che viene data in maniera del tutto, insomma, anche così bella, devo dire, insomma, sempre grazie a Saiuz che è fautore di tutto ciò. Io saluterei Sabina che è al nostro ascolto e ci ha messo un mi piace poco fa per quanto riguarda la diretta. Ciao Sabina! Che naturalmente sappiamo chi è, un salutone anche a lei, grande pianista, eccezionale ascoltarla dal vivo, e ho avuto l'occasione e la fortuna di ascoltarla, e diamo un salutone grosso. E naturalmente un saluto va, scusami Luca, che questo cappello introduttivo alle 22.45 lo sto facendo adesso, e va a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori che stiamo aspettando ci scrivano qualcosa sulla chat o via email o sulla pagina Facebook, va a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori che ci stanno ascoltando da tutta Italia, in particolare io parto
molto sempre dal profondo sud con tutti quanti appunto i miei amici, parenti e conoscenti che sono giù della mitica Sicilia, splendida Sicilia, che salutiamo. Naturalmente lì il clima sarà ben più caldo che qui da noi, caro Luca e caro Saiuz, che in questi ultimi giorni sta un po', diciamo così, raffreddandosi. In ogni caso, salutiamo loro, risaliamo sempre la penisola andando poi per la Calabria, la Puglia. Naturalmente fatevi sentire se ci siete, e la grande naturalmente capitale, per poi venire qui al nord a noi, passando per Firenze, Bologna, la splendida, stupenda Bologna, centro culturale, io lo dico sempre, pulsante di questa bella penisola, perché quando vai a Bologna hai proprio l'idea di essere nel centro, se mi permettete, caro Luca, di un via vai veramente culturale di ogni genere. Non lo so, mi dà sempre questa idea di essere al centro del mondo. Io proveniente da questo, diciamo così, questa cittadina di provincia, quando vado a Bologna, quando mi capita di passare di là, è da tempo che non vado, ovviamente, poi all'epoca del teatro capitava ogni tanto, e devo dire che l'aria che si respira, poi il popolo emiliano è sempre splendido, e l'aria che si respira lì è sempre eccezionale. E risaliamo su appunto i nostri cari amici della Lombardia, del Piemonte e quelli dell'Arco Alpino, fino a tornare noi qua in Veneto, e nella fattispecie nella provincia di Treviso. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, lo studio Av Dance che ci ospita per le dirette web TV, quindi anche da guardare. E poi io farei un salutone a tutti i nostri cari amici che ci ascoltano dall'estero. Che ne dite? Sapete già dove voglio puntare, i miei cari conduttori, coadiuvatori? Che io abbaierò come Anatolia. Mi raccomando però attenzione quando li saluti questi nostri ascoltatori che provengono dall'ovest del mondo e dal sud-ovest, anzi, del mondo, in quanto ci rimangono solo loro, abbiamo avuto modo di appurare, e quindi ti prego, almeno loro, ci tengo particolarmente che tu li salutassi come gli conviene, insomma, come si conviene, scusami. Ma adesso voglio sapere una cosa da Gianluca. Chi è? Cioè, perché tutte le volte dici, se mi permettete, caro Luca? Scusami perché non ti considero, Saiuz. L'avevo capito, sai? Volevo che mettessi proprio il dito nella piaga, sai? O nella piega, secondo me. Perché stai sempre lì, se mi permettete, caro Luca. Proprio, no, ma perché mi dite Saiuz, proprio... no, perché mi dà del voi, in quanto lui, essendo siciliano, provenendo dal sud, si dà del voi e non del tu, e o neanche del lei. Sì, bravo Luca, bravo voi Luca. voglio? Sì, voglio. No, volevo chiedere il permesso se potevo dare un salutino abbaiando, come mi definisce sempre Saiuzzo, però lo evito, dai, tanto i nostri amici mi fa ascoltando. Piacere quando abbai, non è che mi dispiace. No, ma è inutile che abbaia a quest'ora, ormai se c'era qualcuno insomma, l'ascolto dall'estero, quindi da salutare in lingua inglese, naturalmente a quest'ora se ne sarà già andato e non è più qui, anche perché è una radio, una web radio in lingua italiana, quindi parliamo in italiano. E quindi il saluto va in particolare ai nostri connazionali all'estero, ovviamente, che sono sparsi in tutto il mondo, nel senso qua in Europa, nei paesi qui limitrofi e i confinanti il nostro, e naturalmente poi negli altri continenti. Come sempre diamo un caloroso abbraccio a loro tutti che ci capiscono in lingua italiana, and thank you very much for the other people that are listening to us, if they are listening in Italian language, thank you for being here with us, welcome on board on Saiuz Web Radio, www.saiuswebradio.net. E direi che darei un saluto anche alla research della fattispecie, nella persona del dottor Filidoro, che non so se questa sera ci sta ascoltando. Sicuramente, se di solito quando è all'ascolto, una persona davvero deliziosa, eccezionale, ci scrive e ci fa sapere che c'è anche lui. E ribadiamo ancora questa collaborazione che sta nascendo e nascerà appunto anche con la Research, in cui avranno anche loro i loro spazi per trasmettere qui delle trasmissioni a tema e specifiche riguardanti appunto la psicoanalisi, loro psico
terapeuti, aiutatemi se non vado fuori binario, Luca e Sainz. No, vai tranquillo. Mi sto impantanando. Non me ne ero accorto, sai. No, vero, anzi, voi non vedete l'ora di vedere che danni faccio. E quindi è piacevole vedere una cosa del genere, dai. Eh sì, e quindi quanto prima col dottor Filidoro personalmente appunto ci rincontreremo e vi annunciamo appunto, poi vi annunceremo e faremo sapere poi quando inizieranno le trasmissioni davvero interessanti, devo dire, poi nel sito, nel blog www.sciencebradio.net. Dimmi, Saius, stavi dicendo. No, è proprio vero quello che stai dicendo. Sì, dovevo iniziare questo tipo di trasmissione. Perché Saius salta su con queste sue affermazioni. Tu stavi parlando di un'altra cosa, arriva lui, è proprio vero quello che stavi dicendo. Non ho capito. Sì, no, lui cioè, l'avete commessa? Sì, non ho capito, eh no, ma questa sera solo, noi ancora dal Super Sound di Faenza che siamo usciti veramente fuori binario. No, una cosa che mi ha fatto venire in mente sul dottor Filidoro è che spesso è veramente, cioè, ci ascolta, lo sappiamo per certo che ci scrive in chat. Questa sera non lo so perché in chat non sta scrivendo, sì. Ma sicuramente avrà modo di ascoltarci. E è rimasto anche lui, come tutti noi, positivamente colpito dall'ultima band che abbiamo ospitato, la band The Shapes, appunto, che ha fatto dei grandi complimenti a questa band, augurando ogni bene, perché veramente anche da questo punto di vista il dottore abbiamo visto che si muove bene, ne sa, è veramente preparato. Quindi coglievo l'occasione, sì, per dire questa cosa. Sì, veramente mi colpisce sempre molto positivamente. Io sto ridendo. Sì, esatto, abbiamo già capito. Adesso, no, chiediamo per gli ascoltatori. Ascoltatori, allora, che ovviamente, esatto, sono, non con... possono sapere. Non ho capito. Perché vedete? Noi sappiamo, a parte non trovo il brano e non tiro, cioè, come è scritto, con i suoi errori. Però chiediamo scusa al dottor Filidoro, perché chi non lo sa e non sapesse, naturalmente a noi scorge un messaggio qui tra di noi in Skype, che a me e a Luca ha fatto ridere, perché Sainz, come sempre con le sue eccezionali trovate tecniche, ci ha fatto ridere. E non vorrei che la cosa sia appunto mal vista, perché chi ci ascolta, stavamo parlando del dottor Filidoro, ci siamo messi a ridere a crepapelle. Non è carino, non era nei confronti naturalmente del dottor Filidoro, no, perché abbiamo un'ottima regia, perché ci dà i tempi giusti, ci fornisce una scaletta e ci dà tra le altre cose anche degli ottimi brani. Uno di questi ottimi brani che doveva passare questa sera, appunto, di The Shapes, che abbiamo tanto, di cui abbiamo tanto appunto parlato poco fa, e ovviamente la comunicazione interna di servizio che ci è arrivata poc'anzi, per la quale Gianluca abbiamo riso tanto, è che Saius ci informa che non trova il brano, e quindi questo ovviamente, diciamo che non è che ci mette in difficoltà, perché di brani da ascoltare ne abbiamo quanti ne vogliamo, è solo che fa ovviamente perlomeno sorridere pensare che abbiamo tessuto le lodi di questa band e poi non vi facciamo ascoltare nulla di quello che fanno. Quindi sì, era questo. Vi prometto che prima della chiusura della trasmissione li farò ascoltare. Vi promette, una parola grossa, vi promette. A costo di cantarla tu. Se la canto, cioè, proprio, la devo cantare io. E infatti Kuga ci promette, perfetto. E no, questo sì, di certo appunto non ridevamo per il dottor Filio, ci mancherebbe altro. Io pensi quasi di mandare un brano, no? Ovviamente non sarà The Cure, ma sarà... No, e ma ce l'ho, cioè, The Cure. Ah, ce l'hai fatta? No, dico The Cure, no, il brano, quello lì. Però io mando prima un altro brano. Volevo sentire un vostro parere su questo gruppo. Cioè, no, su questa canzone. Io me la vado a letto, perché stasera non dovevo neanche io credo che Gianluca sai ci sia sbronzo, perché non è possibile che ha detto The Cure, e io ho detto lo sentiamo allora, no
Chiediamo scusa a quei quattro poveri miseri web radio ascoltatori. Miseri nel senso che ci fate pena, vero Luca? No, cioè, no, ci dispiace molto che ci dispiace che, molto per la professionalità, perché, no, perché sicuramente si sarà bloccato il computer su questa stazione radiofonica, perché non c'è altra spiegazione per il fatto che voi siate nostri ascoltatori. No, allora scherzo a parte, però sì, sta facendo i servizi veramente mi danno tutta una serenità che veramente è ineguagliabile. Cioè, due settimane fa abbiamo ascoltato le parole di Anna Farnetti, esattamente Anna Chiara Farnetti, che appunto parlava di come la voce possa dare serenità, il canto anzi, possa dare serenità. Io non ho pensato di dirle: guarda, non hai mai ascoltato Saiuz, che è l'uomo che ti dà più serenità in assoluto. Non si sa come faccio, sì, non si vero. Sa come faccio, perché lui non si rende neanche conto, e questo no, è il suo potere. Lui ti dà serenità, ma anche quello stato di gioia, sai, di ilare, non so, sensazione. Che te devo dire? Io quando lo chiamo già rido, perché tu ti immagini sì, sì, ma solo a comporre il numero già ridi, sì, cioè, sì. Quello sì. Ma tu pensi che quando viene a Tremisa Gianluca chiama subito me? Sento che hai delle belle compagnie allora. Sì, sì, veramente. Quindi dicevamo, quale brano ascoltiamo? Non lo sappiamo, quindi. Dalla no, io voglio sentire Butterfly. Che vuol dire? Di GDA. Di GDA. Ok, adesso va bene. Sempre soddisfazioni. Va bene, io non ci capisco niente, però farò una cosa, caro Luca, che a te darà molto fastidio, soprattutto perché sai, io se lo istigherò a fare questo. Partito! È vero, è vero. Non lo fa più, però. No, è attento, attento. È vinto! È sbronzo. È partito Nembolo. Sì, è sbronzo. GDA, tradizione importante. Butterfly. On a tiny foolish little flame with some other guy. I don't know why, don't know why I try. I ought to just hide away. If a child looking so fine tonight, mind if I could I slide to your side? And I don't know why, don't know why, do I try? I ought to just hide away. Singing up until you love, who loves you the most? Running through you, we're just like a ghost. Tiny foolish little fling with
with some other guy. And I don't know why, don't know why. And I try, I ought to just hide away, singing that to your love, who loves you the most, running for you, just like a ghost. You're my butterfly, taking me high, taking me high. Come on and be all mine, oh mine, oh mine. Butterfly. Bene cari amici, ancora un ben ritrovati qui su Saius Web Network. Siete all'ascolto di provvisoriamente i due compari più uno, MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più, e sono siamo giunti alle ore 20. Partiti da un sacco di tempo quelle cerebrali, quelle cerebrali ormai non ci sono mai state. E naturalmente vi ringraziamo per essere ancora al nostro ascolto dopo quasi un'oretta, diciamo così, di cavolate dette da noi. Questa sera appunto non ci sono particolari ospiti al nostro seguito, ma ci siamo noi che parliamo appunto di varie cose, tra cui anche questo spettacolo che andrà in onda. Andrà in onda, si fa per dire, che ci sarà a Padova, dove il sottoscritto reciterà. Caro Luca, perché ormai Saius la cantoniamo, che è sbronzo in regia, è un mio praticamente pseudo quasi ritorno alle scene, naturalmente come attore, dopo quasi ben 7 anni, credo, sai, detta tra me e te. 7 anni, però. Di sfortuna. Sei stato in Tibet? No, hai rotto uno specchio. Esatto. Sì, una volta mi capitò in tournée, eravamo all'estero a fare spettacoli in Germania con la compagnia con cui facevamo commedia dell'arte, che era appunto, ricordo, che è una delle cose che si riesce ad esportare facilmente, si fa per dire. Lì al ritorno trovai lo specchio del mio beauty case dove c'erano i trucchi rotti, ma non seppi fare quella cosa che si dovrebbe fare, perché lo seppi successivamente, che bisogna insomma buttare questo specchio, i vetri, quello che rimane, in un fiume, perché dicono che appunto porta via. Beh, comunque devo dire che in effetti non è che le cose... Quella del fiume, quella del sale, solite cose. Quella del fiume, perché dicono che appunto ti porta via lo specchio rotto, e quindi la sfortuna dello specchio rotto, perché con le sue acque defluiscono le cose che... Vabbè, comunque adesso mi sono anche un po' incartato nel dire cose. E ovviamente stavo dicendo, è vero, sì, devo essere onesto, non è che sono stati degli anni eccezionali, non è ancora un gran bel periodo naturalmente, però diciamo che dopo tanti anni di assenza dalle scene, per volontà mia ma anche degli altri, che poi non ho più fatto nulla, e anche perché la vita poi purtroppo ci pone in determinati periodi di scelte, perché naturalmente, come vi ho già detto miliardi di volte, lo ricordo sempre, col teatro purtroppo e spesso con l'arte non ci si campa nel senso buono, perché poi c'è chi ci riesce e tanto di cappello, veramente io faccio tanti auguri e veramente tanta stima, non invidia, perché sapete che non è un sentimento che mi appartiene, però ho tanta stima e complimenti davvero a chi riesce ad andare avanti, perché vuol dire che veramente se lo merita, per la bravura magari innanzitutto, anche se spesso lo sappiamo non è così in tutti i settori della vita e campi di lavoro, non solo quello artistico teatrale, ma anche perché si sa gestire in maniera tale da sapersi anche vendere, o da sapere entrare nei giri giusti, o ci vuole anche questo purtroppo, magari io non lo ero e non sono molto adatto in questo, in come in altre cose anche nella vita, e quindi tanto di cappello che riesce ad andare avanti e anche a mantenersi comunque con questo lavoro dell'arte teatrale nello specifico, ma in genere, perché comunque
c'è chi comunque va avanti e non è che tutti abbandonano o debbano abbandonare perché la vita è cattiva, bastarda o quant'altro. Quindi non è una lamentela la mia, bensì un, diciamo così, inno a coloro che riescono ad andare avanti nonostante le difficoltà. Poi molto spesso scopri che comunque dietro alla facciata c'è ben altro, e quindi non solo tanto la sofferenza, ma anche c'è ben altro, che magari sono anche aiutati dalle circostanze, dal fatto di avere una famiglia che ha comunque sì, un supporto economico non indifferente, e che magari ti aiuta anche a trovare la giusta via con più facilità rispetto ad altri che sono più sfortunati. Però poi altri potrebbero dire non è vero, perché magari io non ho una famiglia benestante, non mi appoggia, eppure io con le mie sole forze sono riuscito ad andare avanti lo stesso, e bene o male mi barca meno, e io ancora più tanto di cappello a queste persone che magari ci credono appunto veramente e riescono ad andare avanti. Ecco perché mi sono dilungato su. È l'intervista a Mancuso questa sera, vero? Guarda, infatti non lo sapevo, adesso lo sappiamo, e motivo in più per prenderti in giro, perché non c'era ancora capitato di intervistarti, di sentirti parlare poco. No, poco? Però ovviamente ironico. E mi ha fatto un bravissimo salto che no, adesso mi metto a ridere per mezz'ora. Sai cosa ho trovato? Sì, stiamo aspettando la cosa. Chiedilo ancora una volta. Sapete cosa ho trovato? Che cosa hai trovato? Cure. Salutiamo Roberta dalla chat che infatti mi hai bravissimo. Abbiamo visto. Ma voi siete pazzi? Quando rivedrò i Time for Jane? Presto Roberta, molto presto, perché i Time for Jane, che tra l'altro questo splendido gruppo, io insomma lo vedo ogni qualvolta vado appunto allo Studio of Dance, da cui trasmettiamo quando facciamo le dirette web TV, perché questa sera è solo diretta web radio, ricordiamo, quindi siamo solo ascoltabili sia in web TV, in Sideswap TV, in Sideswap Radio, e non guardabili anche in Sideswap TV. E quindi i Time for Jane li vedo, e devo dire che, cara Roberta, i Time for Jane li ho visti anche qualche settimana fa, quando abbiamo fatto la puntata anche col coro, con le Imanema, questo coro di canti popolari bulgari, con Sabina appunto ospite direttrice del coro, e abbiamo avuto l'occasione di ascoltare un nuovo brano che i Time for Jane stavano componendo. Sono stati molto carini e affettuosi con me, anche perché io sono con loro ovviamente, e mi piacciono davvero tanto. Mi hanno chiamato dentro in sala prove, erano in tre, i due chitarristi e il batterista, e mi hanno fatto ascoltare questo nuovo brano insordendomi alla massima potenza, non che io da batterista e chitarrista, o anzi da uno che suona la batteria e suonava la batteria e che suona la chitarra, sia da meno, però nel tempo poi i volumi naturalmente non sono più così alti, però loro mi hanno devastato i timpani, ma mi sono troppo divertito veramente ad ascoltare questo nuovo brano davvero eccezionale. Quindi, cara Roberta, non ti preoccupare, i Time for Jane saranno presto con noi in diretta dallo Studio of Dance, ormai credo che ci saremo nel mese di dicembre, anche perché so che loro usciranno con un nuovo album, e quindi sarà inevitabile averli quando sono pronti per tutto. Io saluterei Roberto, che è il nostro ascolto. Lui è una persona davvero importante, non so se nominarla, perché è un artista di fama internazionale che abbiamo la fortuna di avere a Treviso. Lo ringrazio personalmente, scusatemi Luca e Saiuz se mi dilungo e divago, perché so che ci sta ascoltando in questo momento, ci siamo scritti via Facebook. Lo ringrazio per aver accettato la mia amicizia, e lui è un cantante strepitoso, un basso con una voce eccezionale, ragazzi, abbiamo la fortuna di averlo a Treviso, davvero a livello internazionale. Lo ringrazio per essere al nostro ascolto, non dirò di più perché magari anche per la sua privacy non vorrà come diciamo Luca, rovinarsi la sua fama dicendo che ha ascoltato Science Network questa sera. Esattamente, adesso la sua reputazione sapete che state buttando troppo a terra. Però guardate, come tutti i grandi artisti, come dico sempre, poi sono talmente alla mano, e più grandi sono e più alla mano sono. Quindi è stato un piacere conoscerlo sabato sera dopo questo concerto, conoscerlo, che poi ho fatto uno scambio di battute, naturalmente è nulla di più, però è davvero, guardate, strepitoso. E ripeto, e come spesso accade, e come sempre ho detto e sempre ribadisco, perché
ho la conferma, ogni volta più grandi sono gli artisti e più tranquilli alla mano sono, con umiltà. E grazie Roberto che mi ha scritto. Che t'ha scritto? Adesso lo voglio sapere, dai. È tutto il cucuzzaro. Tutto il cucuzzaro. Quindi vedete questi grandi artisti come sono veramente alla mano. Come dico sempre, cari amici amatoriali della zona, che ve la tirate come se foste chissà chi. Imparate un pochino da questi grandiosi artisti di fama internazionale, che sono delle persone semplici e si fanno, secondo me, dal mio misero e umile punto di vista, apprezzare ed amare molto di più, perché la loro grandezza poi si trasforma in una grandezza d'animo e di persona, almeno secondo il mio punto di vista, perché poi ci sono anche grandi artisti che se la tirano e va bene anche così, perché per carità, magari pure noi se fossimo dei grandi ce la tireremmo, vero Luca? Ma mi hai fatto venire in mente una cosa. Io più che grande sono grosso, Roberto, no, perdonaci. Roberto, perdona loro perché non sanno quel che dicono. Mi hai fatto venire in mente una cosa che non ho detto, che mi ero promesso di dire, ma come al solito ho l'Alzheimer che galoppa. Praticamente la per vie traverse, che non vi starò a dire, ci faranno non avremo modo di intervistare questo artista, perché di fatti è altro che di fama internazionale, ma se sentite la voce che ha, guardate, voi dite la mia, ma la mia non è nulla, ovviamente la mia è questa qua, questa sera è poi uno schifo, però guardate, è eccezionale Roberto, una cosa mi fa rabbrividire, brutto, no, insomma, infatti, emozionale. Più avanti vai e più peggiore. Esatto, più mi sto impantanando, sì. No, è incredibile, perché tu sei fatti emozionare, ci poteva stare da brividire, forse non, cioè, non stiamo parlando di Saiu, ci stiamo parlando di, insomma, un grande artista. Perché io non faccio così schifo? No, ma non per la tua voce, per quello che dici, ma va bene comunque. Ti vogliamo bene così. Beh, dovresti inventarmi se non ci fossi. Guarda, se non ci fossi tu non esisterebbe neanche questo fantastico palinsesto. Aspetta che sentire adesso il beep del messaggio promozionale. Fantastico palinsesto di Saiuz Web Network, Saiuz. Quindi come al solito ci degni. A proposito, quant'è che non ascoltiamo un brano? Da un po', quindi sì, è da una ventina di minuti. Ben 20 minuti tutti insieme, in cui 19 e mezzo hai parlato tu? Sì, esatto, di cui esatto, 19:59 ho parlato io. E continuo a ringraziare il mitico Roberto, perché guardate, mi sta scrivendo delle cose. Ciao Roberto! Veramente, quando vorrà, se noi ci umilmente non avremmo l'ardire di chiedergli di venire ospite da noi, quando vorrà, insomma, perché raccontarci la sua carriera. E penso che i nostri amici web radio ascoltatori e web, lui poi tra l'altro se è di Treviso potrebbe anche venire in web TV lì a San Trovaso di Preganzola per lo Studio of Dance, e penso che i nostri amici che amano la lirica, come hanno seguito appunto anche Domenica quando c'è stata, sarebbero ben contenti. Il dottor Filidoro penso che apprezzerebbe tanto, e tutti quelli della Recherche, tutti i nostri dottori, amici, studiosi e quant'altro, che appunto conosceranno Roberto, sarebbe bello averlo davvero ospite a noi. Ma Roberto, non ci permettiamo di invitarti così ufficialmente, perché sappiamo che la tua reputazione non deve essere rovinata da noi. Comunque grazie ancora per stare al gioco con noi, e come sempre sei un grande. Bene, allora io direi, ascoltiamo appunto questo brano, caro Saiuz. Vi ricordo appunto questo spettacolo di venerdì 30 novembre 2012, dove ci sarò anch'io tra questo cast di cantanti, e il mio ritorno alle scene è un po' strano da dire, come vi ho raccontato prima, dopo tanti anni è un po' fra virgolette un ritorno, perché poi vedremo anche come devo dire che, caro Luca, mi piace anche questo ritorno, mi sta dando un po' di ma lo sto prendendo un po' così, sai, prendendo gusto, sì, un pochino sì, cioè è vero che mi manca un po' il palco, ma non mi manca, perché tutto sommato devo dire che la pausa caffè diciamo che è più interessante, un po' brutto da dire forse, e dà molto di più passatemi questa parola, l'insegnamento, fra virgolette insegnamento, perché non ho l'ardire
La presunzione e l'arroganza di dire che sono un insegnante, però fare da docente, tipo da trasmettere, ecco, vedo che mi dà molta più soddisfazione. E poi ragazzi, insomma, non è che tutti dobbiamo essere dei bravi e grandi attori, e molto spesso i bravi e grandi attori non sanno insegnare o trasmettere, o molto spesso chi non è un bravo e grande attore invece è un bravo insegnante, potrebbe essere. Scusami, ma questa esperienza che stai facendo adesso no, volevo entrare toc toc. È entrato dall'entrata di servizio è entrato proprio ed è entrato male proprio. Ha rovesciato, è scivolato, ha rovesciato la cristalleria. No, ha fatto cadere i vasi. Se mi fate dire, è un'esperienza questa qui nuova per te, questa del teatro, sì, perché insieme no, alla lirica, sì, insieme sì, alla classica, insomma, come sì, devo sì, dire. È per me è nuovo ovviamente, perché io comunque provengo da un teatro di tradizione classico, di commedia dell'arte e di teatro inteso come tale, e quindi non di teatro, fra virgolette, passatemi il termine, mischiato e mescolato ad altre forme parallele, quale la lirica, o qua, anche se comunque a me piace ovviamente la lirica, l'ho seguita per anni, fin da ragazzino, e devo dire che è una nuova forma, anche se poi a me poi la cosa che interessa è solo la parte recitata, quindi comunque all'interno di quest'opera alla fine per me è sempre teatro, perché io la parte la faccio in recitato, è ovvio. E naturalmente sì, la cosa interessante cos'è? È che si lavora, come dicevo prima, in maniera un po' particolare, strana, ma forse perché qua ovviamente i tempi sono ristretti, dobbiamo fare questa sorta di anteprima, e quindi il tutto si va a realizzare in tempi molto brevi. Come vi dicevo prima, non c'è più tanto il tempo di star lì, anche per il budget, per i tempi e tutto, a preparare le cose. Quindi anche l'utilizzo di questo gobbo elettronico, è brutto da dire, me ne rendo conto, che un po' sopperirà le varie carenze, non è nel mio stile, nel mio genere, perché io non ho mai recitato con recitato, vi piace? Alla palermitana, caro, io mai a sfogare, mi mancavano i shapes, porca miseria. E vai, che vai a dire tutte cose, vai a dire, che siete la comare Don Peppino. Allora, vi dicevo, il fatto di non ho mai recitato, ovviamente, perché non fa parte del teatro vero, con il gobbo elettronico, tantomeno con il gobbo elettronico o con il suggeritore o con tutte le varie cose che si usano adesso, quali possono essere anche le cuffiette o eventualmente le auricolari in cui ti suggeriscono le battute e usi i microfoni. Ho sempre fatto a viva voce, tra l'altro. Dovremmo da non anche a Sayuz. Sì. Ecco, sto zitto. Ecco, dicevo, per cui l'esperienza è nuova anche per questo, perché si va in scena con questa cosa che devo dire mi entusiasma, nel senso che è contro quello che ho sempre fatto, naturalmente, però mi rendo conto che ci sta, e quindi proveremo anche questa nuova esperienza. Il problema è che non ho molte energie e tempo, e come al solito ci troviamo sempre col fiato. Scusa, con tutte le brioche che mangi. Ecco, Luca, ti prego, pensaci tu. Questa è quasi peggio di quella della scaletta. Sì, 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 sì. Guarda, è quasi peggio. Quella della scaletta era una cosa oscena, proprio. Sì, 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 sì. La sapete lunga la canzone, tutte e due. Va bene, la vogliamo ascoltare? Noi la sappiamo così lunga che la vorremmo anche ascoltare. Quindi, esatto. Sayuz, giusto per allacciarmi a quello che dicevi, prego. Vado! Vai! Ah, ecco. Ecco, vedeva che mancava l'ultimo. Anatolia dov'è, Luca? È scappato. Secondo me pensava che era un gatto, quindi... amici, siete sempre Sayuz Web Radio in www.sayuzwebradio.net, e ci siamo mangiati il primo minuto di canzone, e soprattutto Roberto secondo me non ci ascolterà più. Why?
Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio con il sempre, sempre, sempre. Questo era il grande e grosso Saiuz, come si è autodefinito anche lui. Sono sempre grosso, no? E anch'io, naturalmente, non scherzo. E naturalmente. Ecco, brioche alla volta. È chiaro. Luca, te lo ricordi a Faenza quello che ha combinato? Ciao Luca, ben ritrovato quello, anche quello te. Esatto, cioè quello che ha fatto con quelle brioche, stai parlando delle, con quei cornetti? Sì. Sì. Guarda, il barista quel giorno lì ha fatto affari d'oro. Sì. E naturalmente ricordiamo ai cari amici web radio ascoltatori che stiamo parlando di una cosa che è visibile anche nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net. Se voi andate appunto nella pagina del blog appena si apre, sul lato destro, e scorrete la pagina, mi pare che sia ancora Saiuz Confermi caricato il nostro video di Faenza di questa, certo, bellissima... è all'inizio Luca, contieniti, perché io Saiuz invece è già arrivato alla fine, mi sa, perché esatto. Esattamente. E naturalmente, Gianni, dove sta la copertina? Non vedo la copertina. Sai, no. Vorrei rammentarti che non siamo questa sera su Web TV, quindi solo su Web Radio. Quindi esatto. Il fatto che tu lo veda su canali alternativi, quali Skype, è normale che questo fa sì che i nostri carissimi spettatori, come salta, non vedano. Scusa, faccio la storia, la cronicodica, come si dice? Ecco la copertina, è uscita! E vi dicevo, cari amici, che allora potete ascoltare e vedere l'intervista, comunque il servizio completo che abbiamo fatto, era il 28, mi pare, di settembre, sabato 28 settembre 2012 di quest'anno a Faenza, al Super Sound, questa bella manifestazione in cui vari gruppi emergenti e non solo si esibivano, in cui appunto io e Luca, a cui chiedo, come sempre, Luca, adesso io lo ribadisco anche pubblicamente, perché non l'ho fatto mai abbastanza, ti chiedo scusa per quanto schifo io faccia nel toglierti la parola, la scena, che un po' fa parte purtroppo di me, ma perdonami, perché quando rivedo quell'intervista, l'ho vista solo una volta e mi è bastata, quanto non posso guardarmi, quanto brutto sia che io in effetti non ti dia spazio a sufficienza, pur sapendo quanta stima, affetto e soprattutto simpatia nutra nei tuoi confronti. Quindi poi mi rendo conto che Saiuz lo definisce, giustificandomi, il solito, come si può dire, ego d'artista che spunta fuori, che deve primeggiare, però invece non è carino, perché io di solito non sono così come tu mi ben conosci per cui ti chiedo scusa se lì in effetti ti sovrastavo, detta così fa paura, nel senso che non ti ho dato meriti adeguati di spazio, quindi ti chiedo veramente perdono, perché è brutto quello che ho fatto anche lì, e non solo lì, altre volte mi rendo conto che con la mia esuberanza del fiume logorroico di Saiuz, Gianluca è così poco esuberante che durante quest'ultimo spettacolo che stanno mandando, che stanno programmando tutto il resto, sta facendo la parte anche dei tenori, oltre che dei soprani addirittura, è riuscito anche a fare la parte dei soprani. È vero, ogni tanto mi mette a fare lolo, e in effetti chiedo scusa a Dominica, perché dico: Dominica, perdonami, perché mi rendo conto che sembra che io mi metta a imitare qualche soprano, ma non lungi da me. Ok, sto zitto. Lungi da te, Luca. Vorrei cambiare un attimino argomento. Sei serio? Sì. Perché cosa ci proponi sul tuo blog in questi giorni? Bravo. Allora, bravissimo. Allora, su www.guardiamocilespalle.blogspot.it, e come al solito vado sempre a rilento in questo periodo, come anche giusto che sia, a causa dei numerosissimi impegni. Adesso su invito di Greenpeace, perché devi sapere, Saiuz, che tra le mille più attività alle quali sono coinvolto, attività a scopo benefico, c'è anche Greenpeace. Greenpeace mi ha invitato, per canali traversi tra l'altro, mi ha invitato a sostenere questa campagna, che è una lotta alla sfida alla politica fossile, perché difatti in questi giorni, che sono state le primarie, Greenpeace ha fatto una cosa molto bella, ha provato a chiedere a tutti gli esponenti, sia di destra sia di sinistra, quindi addirittura quelli di destra, che in questo momento non stanno facendo le primarie ma le faranno a breve, pare,
che cosa, come si schiereranno loro riguardo alle energie fossili, quelle che insomma mettono a rischio la salute e quant'altro, oppure se si schiereranno a favore di quelle delle fonti rinnovabili, cioè come dire, se ti metti dalla parte del cattivo e del buono, giusto per sintetizzarlo. E scriverò sul blog che ad oggi risultano quasi nessuno ha dato risposta né in un senso né nell'altro, quindi proprio si astengono. E considera che non gliel'ha chiesto Luca, non gliel'ha chiesto Cyrus, non gliel'ha chiesto Gianluca, gli ha chiesto Greenpeace, che è un ente mondiale, cioè non è, quindi è giusto cercare di dar voce anche a queste iniziative che vengono mandate avanti. C'è un sito sulla quale appunto stanno mandando avanti questa campagna che si chiama io non vi voto.org, e vi invito a firmare, anzi a far firmare a tutti, non tanto per non votare, ma per perlomeno mettere le basi su ciò che intendono fare questa nostra classe dirigente riguardo la cosa più importante che abbiamo, cioè la vita. Perché difatti se si farà la scelta, passatemi il termine, sbagliata, cioè di focalizzarsi sulle energie fossili, veramente la nostra salute sarà ancora più a rischio di quella che già è. E quindi mi auguro vivamente che facciano qualcosa di, insomma, che aprono un po' gli occhi su questi nostri grandi politici, diciamo così. Io mi astengo dai commenti perché poi divento troppo prolisso e troppo pesante e Gianluca mi richiama all'ordine. No, ma difatti io non parlo, come ben sapete, mai e poi mai di politica. Io non parlo mai né di politica né di sport sul mio blog, a dire il vero, perché sono due argomenti che sono troppo dibattuti, troppo visti. E spesso parlo, anche quando parlo di attualità, parlo di argomenti ricercati. In questo caso ho parlato di un argomento che sul quale appunto mi è arrivata voce perché sono iscritto a Greenpeace, dono anche il 5 per 1000, quindi c'è anche una sorta di piccolo contributo che ogni anno do, e quindi mi hanno reso partecipe di questa cosa e che intendo divulgare anche con, oltre che sulle piattaforme di Science Web Network, anche su appunto il mio blog guardiamocilespalle.blogspot.com. L'articolo lo sto scrivendo, non sarà un articolo lungo perché, come potete ben capire, o scrivi tantissimo o scrivi pochissimo, non c'è una via di mezzo secondo me quando si parla di ambiente, cioè o dà giusto lo spunto oppure devi parlarne a 360 gradi. Quindi ripeto, sono un articolo molto corto che adesso sto redigendo, penso che anche in questo caso per questo weekend dovrei pubblicarlo, e difatti non mi fa piacere che tu mi abbia chiesto di parlare brevemente di qualcosa che sto programmando. Questo è l'argomento che intendo trattare, che sto trattando. No, questo mi fa piacere. Mi piacerebbe che diventasse una cosa in ogni puntata, che tu ci parlassi sempre di qualche nuovo argomento che tratti sul tuo blog. Diciamo che, come ben sai, quando non abbiamo ospiti, perché io ho previsto sempre dare, come giusto che sia, la precedenza ai nostri ospiti, che parlano anche di argomenti che, se vogliamo, sono anche un pochino più se non dico frivoli, però diciamo anche più belli da ascoltare, quando si parla di musica, quando si parla di arte. È anche vero che però di tanto in tanto, in momenti come questi, dove magari abbiamo trovato una settimana oggi in cui non abbiamo un particolare ospite, si può in una ventina di minuti accennare a qualche argomento del quale poi si troverà poi ovviamente il dettaglio all'interno del blog. Tu, Gianluca, cosa dici? Abbiamo perso Gianluca sul più bello, ma non è un problema, abbiamo sempre te. No, mi ero staccato il microfono per No, sei diventato un fossile. Non sei rinnovabile come Saius. No, assolutamente non sono rinnovabile, assolutamente, anzi sono sempre il solito. No, sono riciclabile, nel senso che mi riciclo sempre al solito. No, è davvero interessante, anzi anche in questo chiedo scusa a Luca, perché ogni volta mi dimentico di citare, anche se poi a Saius lo dico sempre, dobbiamo farlo, di citare il tuo blog e di dare altrettanto spazio alle cose davvero interessanti, perché io ricordo sempre la testa brillante che ha Luca. Ecco, io ho la bocca brillante e tu hai la testa brillante, è detta così, so che me la sono cercata e io mi metto la brillantina. Ecco, nel senso che la tua testa alla mia voce è giusto, Luca. No, è bello come l'ho detto. Saius con le sue battutacce riesca comunque a sdrammatizzare tutto, vedi, sì. Lui lo fa per noi.
proprio da guappo napoletano. Esagerato. Ecco, anche da qualcos'altro napoletano. D'ora in poi lo chiameremo lo zappatore, perché sì, mi ricorda sempre Mario Merola. Lo zappatore non si scorda, mamma. Eccoli, grandioso. Allora, popolo della chat, se ci siete, scriveteci in www.saisuevradio.net. Salutiamo Roberta che ci aveva scritto prima chiedendo dei Time for Jane. Ricordiamo quindi il blog del nostro grande, mitico Luca, che è appunto Guardiamoci le Spalle. Nella fattispecie, ora Luca, come ha appena scritto Guardiamoci le Spalle in chat, vi scriverà il link del suo blog, che è appunto www.guardiamocilespalle, grazie Luca, .blogspot.com. Naturalmente guardiamocilespalle.blogspot.com, che vi consigliamo naturalmente di noi di Saius Web Network, non solo per questa collaborazione reciproca e naturalmente stretta che c'è con Luca, che cura questo blog, che quindi va da sé che vi consigliamo questo, questo suo blog, ma anche perché è davvero interessante le cose che Luca propone, e comunque gli articoli che leggete e che trovate lì sono davvero eccezionali, perché tra l'altro frutto di vere e proprie ricerche approfondite con spessore. Quindi, caro Luca, io direi che questo argomento, questo, o meglio, questo argomento di cui hai trattato, o accennato meglio, io gli vorrei dedicare altri 2-3 minuti in più di approfondimento. In più ribadisco quanto detto da Saius Rosario, che quello che naturalmente tu vai a trattare nel blog si potrebbe recuperare o diciamo così ridire un po' a soldoni nelle puntate che facciamo nelle dirette, naturalmente quando specie non abbiamo ospiti, o anche dedicare magari quei 10 minuti anche quando abbiamo degli ospiti, anche in diretta web tv magari, che a noi può servire anche per riposarci un attimo dallo studio. Che ne dite? L'angolino di Luca. L'angolino di Luca, mi sento molto in castigo con questa frase. Comunque, no, vabbè, semplicemente è giusto un paio di minuti, perché come dicevo non ci serve neanche tantissimo da dire volendo, perché ora che si è dato lo spunto è giusto che si vada su mediante i canali preposti, in questo caso io non vi voto.org, per vedere esattamente di cosa stiamo parlando. In estrema sintesi vi posso dire che ad oggi hanno votato circa 30.000, hanno raccolto online 30.000 firme, che non sono nemmeno tantissime, ma è una cosa che è partita credo ieri, quindi stiamo parlando di una cosa freschissima. E questa campagna, dicevamo, che cosa ha fatto? Non faceva nient'altro che mettere davanti i politici, quindi l'hanno veramente intervistati, davanti alla domanda secca, dicendo come volevano muoversi relativamente alle energie fossili utilizzate nel passato. Cioè, per intenderci, anche se parliamo di petrolio, se parliamo comunque di carbone, eccetera. E ovviamente di questi qualcuno ha risposto, e hanno risposto, non ci dato sapere come abbiano risposto, però ad oggi direi solo quattro politici, sto parlando di politici che siano candidati alle primarie, sia di destra che di sinistra, quindi anche quelle nuove che faranno relativamente al centrodestra. E dicevamo, solo quattro politici hanno risposto, sono un po' pochini se pensiamo che insomma ci sono diversi, se non sbaglio sono tra uno e l'altro, sono erano una quindicina i candidati tra destra e sinistra, e quindi secondo me si potrebbe veramente fare di più per capire come intendono muoversi, perché se poi eventualmente un elettore volesse votare qualcuno di questi politici sapendo già come vuole muoversi, magari avere degli input in più non fa mai male. Poi non bisogna guardare solo questo, ovviamente ci mancherebbe altro, però diciamo che capire dal punto di vista ambientale come intendono muoversi tanto male non può fare, quindi questo è un pochino l'ambaradam. Ovvio che se dovessimo fare diciamo la lastra di tutto ciò che farà o intende fare un certo candidato, insomma, magari difficile farlo, nel senso la lastra la possiamo anche tentare a fare, ma tanto poi a volte non mantengono le promesse fatte, quindi, però insomma, già il fatto che uno ammetta o non ammetta la sua posizione, questo ci può dare in tutti i modi una linea guida. Questo è un pochino di quello di cui parlerò. Io non vi voto.org, ripeto, è solo una provocazione, non stiamo dicendo, Greenpeace non dice di non votare, dice che non intendono votare le persone che non hanno detto come vogliono muoversi da questo punto di vista.
che è ben diverso, perché votare è un diritto dovere di tutti i cittadini. E quindi quello che possiamo fare noi è stare connessi, stare collegati, rivedere come andrà a finire, considerando che di problematiche in questo paese ce ne sono tante. Cerchiamo di scremare un pochino quelli che sono i nominativi, almeno per come la vedo io, i nominativi che possono fare scelte a mio modo di vedere, e non solo mio, del tutto errate, come muoversi a favore di una politica volta all'avanzata del carbonio, del petrolio o quant'altro, insomma. Bene, molto bene. Bene, molto bene, molto interessante, anche davvero 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 bello quello che ogni volta dice Luca, è condivisibile, perché detto sempre, caro Luca, con molto, devo dire io, almeno dal mio punto di vista, forse equilibrio, senso critico, autocritico, e non devo dire, chiaramente siamo sempre un po' di parte perché ognuno ha le proprie idee, però devo dire con quel giusto equilibrio che non guasta mai, che invece di solito, ovvio, quando uno afferma le proprie idee si vede la faziosità. Nel caso tuo invece mi piace, che è il giusto, diciamo così, punzecchiare, però senza essere troppo politically correct. Non lo so, mi è scoppiata una capsula. Ecco, sembrava, è diventata troppo serio. Sì. Come cambia la voce Gianluca quando si diventa serio? Il sentimento serio, sì. Sì, perché poi toccate un tasto, io tra l'altro sapete che non mi voglio sbilanciare per non avere poi ripercussioni personali di ogni sorta. Però sono notevolmente arrabbiato, per non dire su tanti temi, tra cui anche questi, e questi della politica e quant'altro, e altri temi sociali, però non per non voler esprimere la mia opinione, sicuramente di parte, o comunque una mia opinione che cercherebbe di essere più equilibrata possibile, ma sono molto molto arrabbiato anche col genere umano, col popolo, con le persone che si lamentano sempre di tutto, e parla uno che si lamenta, quindi voi che mi conoscete sapete che ho cognizione di causa, e poi quando è ora di fare non fanno mai nulla per cambiare questo schifo di mondo di cui tutti ci si lamenta, perché poi alla fin fine a tutti noi fa comodo anche così. Quindi qui mi fermo, caro Luca, per non andare oltre. No, anche perché nel senso che sfondi la porta aperta. Sì, meglio. Esatto. È meglio sì non aver denunce di alcuna sorta, perché sai che io dico sempre: non servono grosse gesta o gesti eclatanti, ma ognuno nel proprio piccolo quotidianamente può fare grandi cose, ovviamente. E quindi spesso, insomma, sì, quello esatto, che vedo. Bravissimo, esatto. Scusa se ti interrompo, sì. In mente che è una cosa che possono fare tutti, ma che dalle mie parti, io, come sapete, non sono trasmetto dalla provincia di Treviso, ma dell'Emilia, da queste parti comunque per fortuna c'è già un senso civico, secondo me, per quello che ho visto a livello nazionale, leggermente sopra la media, e quindi anche per quello che riguarda argomenti che poi trattate anche nel blog, esempio raccolta differenziata, che magari ne abbiamo parlato anche tempo fa, e queste sono piccole cose che se fossero fatte da tutti sicuramente diminuiremmo gran parte di quello che è quello che ne deriva dall'immondizia, insomma, dal pattume, appunto l'inquinamento. Queste sono piccolezze che se fossero fatte da tutti sicuramente il mondo vivrebbe meglio, oppure come anche l'auto o quant'altro. Sono tutte piccolezze che ognuno dovrebbe veramente guardare a casa sua come gestirle al meglio, per poi sperare che la collettività faccia lo stesso, ovviamente, cosa che però non sempre accade. Dalle mie parti è già diverso, nel senso che qui vedo che comunque viene vissuta diversamente l'ambiente. Decisamente sì, ma l'Emilia sappiamo che è sempre molto più avanti rispetto al resto d'Italia in tutto e per tutto, come testa, come socialità, come tante cose. Io l'apprezzo, la stimo, e anche quando siamo andati a Faenza, che bella esperienza è stata, anche con la popolazione, con la gente, è stata davvero, anche al bar dove abbiamo girato dove sta annutito sulla pastina, sì, dove abbiamo girato quella divertente scena che poteva dar fastidio in qualsiasi altra città di questo Veneto splendido, invece lì i signori ci hanno accolto, insomma. Ti ricordi anche tu, insomma, Luca, il barista? Sì, ricordo bene, ma poi anche la disponibilità comunque, sì, tranquillissimo, di veramente sì, un'ottima
sì, sì, manifestazione che sicuramente rifaremo, non solo quella ma sicuramente anche altre appena Cyrus si degnerà di iscriverci a Nosche. Sì, esatto. Bene, sempre Cyrus, sempre colpa di Cyrus. No, le 23:42 minuti invece noi facciamo sempre un plauso, un ringraziamento veramente di cuore, oltre per l'amicizia e non solo che ci lega a Cyrus, la simpatia, l'affetto, ringraziamo sempre Cyrus per quello che dà davvero a disposizione, per quello che lui è riuscito a creare con la sua persona, cioè Cyrus Web Network, ovvero Cyrus Web TV e Cyrus Web Radio, e naturalmente queste parole di riconoscenza, di riconoscimento, di affetto e di stima vanno a Cyrus per tutto il lavoro che fa, naturalmente che non si vede, appunto perché il lavoro migliore è quello che non si vede, in quanto il fatto stesso di aver creato questo web network, cioè Cyrus Web Radio, Cyrus Web TV, come dicevo, il fatto stesso di mettere a disposizione a tutti questi spazi, perché lui è sempre lì che lavora, naturalmente gratis, e per andare in onda, per tutte le prove tecniche, caro Luca, rovino questo idillio, questo idilliaco momento, perché dico ogni volta che lo chiamo è sempre lì che fa prove tecniche. E questo voleva essere un tormentone che volevo proporti, perché se tu chiami Cyrus fa è qui, ho fatto prove tecniche che così e che quella. No, e la cosa bella della prova tecnica è che ti costringe ad andare su un sito creato ad hoc per vedere se si vede, si sente. E poi quando è ora di andare in onda, tipo mi dispiace per Paolo della Vdance, abbiamo sempre problemi tecnici di audio e video e ci facciamo mala figura, perché poi sembra che siamo incapaci o incompetenti, o però abbiamo un po' a volte la sfortuna, specie nelle ultime puntate in diretta web TV, per cui l'audio o il video ha problemi, là poi subentrano altre cose, che 5 minuti prima andava tutto perfettamente bene, l'audio e il video si vedevano bene, al momento in cui si va in onda tracate, ogni volta ci sono problemi, quindi noi continueremo a fare le prove tecniche. Però tornando seri al discorso, ringraziamo sempre Cyrus davvero per l'importantissimo veramente ruolo e funzione e aiuto e supporto tecnico, perché anche grazie, in base alle sue competenze tecnico-informatiche, ci aiuta nell'andare in onda e nell'aver messo a disposizione a noi e a tutti quelli quanti altri volessero farlo. Ricordiamo anche un'altra trasmissione che è già tanto che mi sto sbilanciando a dirla e voi sapete, e quindi io ringrazio anche a nome penso di altre persone che non so se lo fanno abbastanza, Cyrus veramente per tutto quello che fa e dà veramente con la sua opera e le sue ore a disposizione. Grazie Rosario, grazie Cyrus. Davvero. Prego, prego, prego. Ora, penso che sia doveroso e che faccia piacere, perché come dico sempre nella vita, sai, no Luca, che io forse sono anche troppo esuberante, quindi faccio anche magari a volte troppi complimenti e banalmente, superficialmente, alcune persone spesso dicono no, che sono ruffiano, cose di questo tipo, perché non mi conoscono evidentemente, perché se veramente lo fossi non sarei qui ma sarei ben altrove, no? Se veramente tenessi ad avere un ritorno dalle cose. Però dico sempre, perché non dire le cose quando uno se le merita? Perché non dar merito agli altri? Perché non dar soddisfazione agli altri? Essere sempre così tirchi di parole e complimenti. E poi magari dirle quando uno muore, dice, era un bravo ragazzo, era una brava persona. Chi se ne frega quando sono morto? Ditele le cose quando siamo vivi e in faccia alle persone, visto che sappiamo solo parlare male e lamentarci degli altri. E quindi non perdere mai l'occasione per ringraziare e dire agli altri quello che veramente si pensa di buono. Perché può essere che agli altri, anzi lo è di sicuro, fa molto piacere, come a noi fa piacere. È inutile che facciamo tanto i grandi sboroni di quelli che non abbiamo bisogno che gli altri mi sai, quando fanno quei discorsi, ma io non ho bisogno della conferma degli altri perché so, lo faccio per me stesso. Balle, perché quando gli altri ti danno la conferma di quello che fai, che è bello, che sei bravo e che fa piacere, dà piacere e ti dà stimolo anche a te ad andare avanti. Quindi smettiamola di fare i supereroi quando non lo siamo e cerchiamo di essere un po' più persone e umani e abbelliamo un po' quest'animo e questo mondo di cui tanto ci lamentiamo. Anche perché, come sempre dico, non aspettiamoci dagli altri, ma facciamo noi in primo luogo nel nostro piccolo anche con questo. Spero che il messaggio sia chiaro e non solo. E mi dilungo ancora stando zitto e dando la parola a Luca. No, secondo te, bellissime parole. Sì, almeno il mio pensiero è che non regge in questo mondo, è ovvio, perché non va avanti chi è così. Lo so benissimo,
che è di un altro mondo, che bisogna essere così. Ma io dico sempre, ma ragazzi, ma chi se ne frega, dai. Ma sai, io in quanto idealista magari invece la posso pensare come te, quindi nel senso di dire giusto. Infatti a questo poi mi vorrei lasciare ottime parole, perché hai riassunto incredibilmente, perché dire riassunto e dire saluto sono, cioè, sono cose che non vanno proprio a braccetto, ma in questo caso hai utilizzato ben poche parole rispetto a quello che normalmente utilizzi per definire un concetto che effettivamente ci sta e come, nel senso che noi in primis ci piace quando ci fanno i complimenti, è anche giusto che se uno se le merita spendere qualche parola in più di certo non fa male. Che sai, ci abbiamo messo su un ottimo network, considerando comunque i mezzi messi a disposizione. Ovvio che i mezzi tecnici sono stati sopperiti però dei mezzi altrettanto validi, che magari non sono tecnici ma sono di competenze, di esperienze eccetera, e oltre che di tempo messo a disposizione, perché ovviamente il tempo sappiamo tutti è uno dei beni più preziosi, chiaro, che abbiamo, e quindi sì, detto questo, secondo me questo network, poi qualche ascoltatore ce l'ha già fatto notare, tra le capacità tecniche di Saiz, tra le capacità carismatiche del nostro caro Gianluca, ti ringrazio. E poi ci sono anch'io che metto il mio angolino zitto, no, zitto, buono, sei, buono. No, tu sei la punta di diamante. Tu dici grezzo, però il diamante grezzo, infatti. È una battuta storica, guarda, ti giuro, io rido ancora dopo mesi dopo quella battuta. Sì, perché è stata una delle prime. Sì, no, perché poi scusa, sai, anche, cioè, lui continuava sempre a sviscerare questi complimenti, complimenti, complimenti. E ho detto, sì, no, punta di diamante, so. Forse un po' grezzo, perché sì. Però sì. È venuto veramente spontaneo, perché magari grezzo perché non puoi avere la loquacità che ha Gianluca, per carità, non, però dico il contenuto è bello sostanzioso, insomma, loquacità è anche preparazione che Gianluca, insomma. No, beh, insomma, io dico vabbè, e non dico nulla. No, però se preparazione, una cosa che io dico le cose, tu invece le dici bene, quindi è quello che comunque secondo me conta. Quindi caro Luca, posso anche non dir nulla di contenuto. Anche non dire nulla, che tal, no, scherzo. Ai ai ai, povera vita. E cari amici, sono già banda le ciance. Alle 23:49. Quindi cari amici, dobbiamo chiudere, perché tra una decina di minuti, esattamente 23:50, anzi già, andrà in onda come da palinsesto un'altra tua creazione, creazione, una creazione proprio. Una mia creazione. Una mia creatura, anzi, ah, creatura a pavò, che voglio però, e questa è una delle cose che rimarrà. Grazie. No, è una diciamo un'altra nuova puntata di questa rubrica, appunto, che è The Rock Band History, questa rubrica curata e di chi parleremo oggi? È appunto è curata dal sottoscritto, che da questa settimana parlerà degli Who, The Who, questa band, rock band storica degli anni 60, ricorderete appunto My Generation, oppure non so, vi faccio altri titoli, ma tanto non vi ricordate, sto parlando al vuoto più totale. Questa storica band che io ho avuto il piacere, come tante altre rock band, di vedere nello scorso decennio. Ti piace, Luca, come utilizzo questo scorso decennio? L'ho detto anche in puntata. Sì, è vero. L'ho detto, grazie, sai, che almeno... Ah, vedi, un ascoltatore ce l'ho che mi ascolta The Rock Band History. Allora. Come vedi? Ed è Saius, è l'unico. È il mio editore, che adesso, com'è il discorso? Con la nuova legge non rischia neanche di andare a finire. È vero. Perché dovrei andare? Dove mi ci mandi? Ok, no, dicevo praticamente che sto parlando degli Who, questa storica band, dopo aver parlato tra l'altro dei Whitesnake nelle scorse precedenti puntate fino alla settimana scorsa, e mi dispiace per i cari amici web radio ascoltatori se continuo a stare nella mia Londra o comunque nell'Inghilterra e nella Gran Bretagna, nella fattispecie, con questi gruppi
davvero grandiosi. Ma che ci posso fare se questo piccolo grande paese ha sfornato davvero il meglio di quello che poi è stata la musica rock, nello specifico, ecco perché appunto si parla di rock, e che ci posso fare se purtroppo mi piacciono questi e se questi erano le basi del rock, perché abbiamo parlato anche dei Dire Straits, primissimo gruppo di cui ho parlato ad inizio anno quando abbiamo iniziato con The Rock Band History, e poi anche dei Led Zeppelin, dei Purple e Black Sabbath, che sono la triade, dico sempre, del rock, hard rock e heavy metal, e poi dei Queen, adesso Whitesnake e Yuhu, e che sono naturalmente un gruppo che adoro, come vi dicevo, nello scorso decennio, quindi dal 2000 al 2010, li ho visti nel 2005, insomma un paio di volte li ho visti in quegli anni, strepitosi, anche se Roger Daltrey, devo essere onesto, il cantante, purtroppo, come ben sappiamo, un po' di voce l'ha persa nel tempo, anche per gli acuti, le varie cose che faceva, ed è difficile mantenerla fino ai 60 anni, però in un concerto l'ho trovato un po' meglio dell'altro, quindi può essere anche a serata, anche perché è stato un po' sfortunato quando l'ho visto in Arena a Verona, è diluviato, è venuto giù di tutto, per cui chiaramente fatti due brani, diluvio universale, poi hanno ripreso dopo un'ora, è chiaro che la voce veniva spezzata e tagliata da tutta l'umidità e la pioggia che si sono beccati anche loro. E invece un'altra volta in Germania qualche anno prima, davvero strepitosi, però anche lì problemi di voce, però una pacca, un impatto di suono, ragazzi, unici, con Pete Townshend alla chitarra, davvero eccezionale, con i suoi colpi di classe. E quindi questa puntata è dedicata a loro e iniziamo con la storia degli Who. Caro Luca, salutiamo. Dal momento che vedo che Sainz ci ha già passato il titolo di quest'ultimo brano di questa sera, e visto che ormai siamo in chiusura, io non posso fare altro che, Gianluca, se mi lasci un secondo la parola, devo dire, ma che ti conosco e siamo sul finale, e poi a finire che, come è già successo, siamo troppo lunghi. E dopo l'ultimo, no, scusa se poi non lo faccio. Infatti, no, quindi ti ringrazio te, Gianluca, perché per la tua presenza anche oggi, e grazie, Cyrus, del, come al solito, del tuo network che ci hai messo a disposizione, ma grazie soprattutto ai nostri ascoltatori. E rimandiamo ovviamente la diretta la prossima settimana, dove adesso non ho ben capito se avremo degli ospiti o meno, ma noi comunque ci saremo. Esatto. Non so se dallo studio Of Dance o da o mediante Skype, o non so, con qualche altro mezzo, comunque noi ci saremo. E questo è importante. Probabilmente, vi preannuncio, sarà possibile dallo studio Of Dance, ma non diciamo nulla, per cui ci vedrete o comunque ci ascolterete per quanto riguarda la puntata della prossima settimana, lunedì 3 dicembre 2012, sempre ore 22 alle 10 di sera, vi aspettiamo qui su Science Web Network in www.sciencewebradio.net, ore 10 di sera, orari italiani. Allora, andiamo col brano e un salutone a tutti quanti. Forse però, ciao, Gian, volevo dire qualcos'altro. No, io volevo solo dire che tu devi capire che Gianluca, se c'è una cosa che veramente gli piace fare, è dire CET, Central European Time. E tu sul più bello gliel'hai rovinato. Quindi, esatto, ciao, grande. Scusa, fermo 5 secondi, prego, Gianluca. E quindi, cari amici, vi aspettiamo lunedì 3 novembre 2012, sempre rigorosamente su 3 novembre. Vabbè, ho sbagliato, 3 dicembre 2012, sempre rigorosamente qui su Science Web Network, Science Web Radio, Science Web TV, in www.scienceweb.net, alle ore 22 dalle 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time. Ciao a tutti! Vai, bravo! Vai! E i colombiani ringraziano per l'uso. Ma noi siamo allucinogeni, secondo me. Anche secondo me, come le rane. Cari amici, se siete all'ascolto di Science Web Network, vi diamo una buona notte. Buon proseguimento.